ciao a tutti, un nuovo video del Predatore in America e di nuovo sono in skate, ma tra poco mi fermerò così da assicurarvi, come si può dire, assicurarmi di evitarvi il mal di mare, ma soprattutto per parlarvi di questo tabacco che vi ho già anticipato nel video a Vienna, dove l'ho trovato per caso, un tabacco che non conoscevo e che sono curiosissimo di provare, sia per questo motivo, perché non lo conoscevo, sia perché adesso, scoprendolo, informandomi un po', c'è fuori qualcosa di interessante che mi fa pensare ad un po' di cose sicuramente positive per quello che è il nostro hobby, la nostra passione. Il tabacco in sé, come si può dire, non è che c'è molto da dire, perché si chiama Pfeife and Tabak House Österreich, quindi tabacco da pipa dell'Austria, basta, non c'è scritto nient'altro, anche dietro non c'è scritto nient'altro, quindi non sappiamo la composizione di questo tabacco, se si tratta di un monovarietà, se si tratta di una blend, di una miscela di altri tabacchi, che cos'è. Sappiamo soltanto che si tratta di tabacco 100% coltivato, raccolto e lavorato in Austria, e poi facendo qualche ricerca specificatamente sul sito indicato qui, tabacrauch.at, adesso ovviamente vi faccio vedere meglio tutto nell'unboxing, quindi sia l'etichetta che quello che dice dietro, ho scoperto che questa marca Rauch non è in realtà la marca di, come si può dire, una marca di tabacco, che sì, anche, però è principalmente una cantina di vini, tant'è vero che anche il logo, non so se si vede, vedete, ci sono questi, è un grappolo, no? È una R ricavata da un grappolo d'uva. Quindi è una cantina di vini, una famiglia, la famiglia Rauch, che produce vini, non so di che qualità, non mi sono informato, e che però praticamente fino al 1980 aveva questa tradizione di coltivazione del tabacco, sempre in Austria. Poi è stata interrotta e a quanto pare, da quello che si legge sul sito, gli eredi attuali, penso siano i nipoti di quello che li coltivava, non lo so, hanno deciso di riprendere la coltivazione di questo tabacco nelle loro tenute e di creare principalmente un sigaro che si chiama Österrici, Ostirrici, una cosa del genere, di nuovo sigaro creato con tabacco 100% austriaco, e poi ovviamente anche questo tabacco da pipa. Di nuovo non c'è scritto niente, è relativamente caro, però di nuovo se siamo veramente di fronte ad una produzione molto limitata, artigianale, di alta qualità, e poi quindi se poi è anche buono, vale la pena. 30 grammi 9 euro, che di nuovo per l'Italia possono sembrare non eccessivi, ma se avete visto il video di Vienna, i tabacchi costano poco, i Samuel Gavit li ho pagati 13 euro 50 grammi, quindi e anche il Lantaba costa 4 euro, quindi questo che dovrebbe essere un Lantaba figo, 9 euro è tanto, no? Per 30 grammi, il Lantaba 40, quindi di nuovo è più del doppio il prezzo di questo. Però di nuovo, se è giustificato da una qualità a monte, io sono assolutamente d'accordo. Quello che mi fa pensare è che però a fronte di la percezione che io spesso e volentieri condivido con voi qui sul canale, la mia percezione è piuttosto negativa, no? Su quello che è il mercato del tabacco, il futuro del tabacco e della nostra passione, così osteggiato da politiche e lotta al fumo, per cui produrre tabacco è sempre più difficile perché è iperregolamentato, ipertassato, quindi è veramente difficile, sono tutti incentivi a non farlo. A fronte di questo vediamo sorgere queste microproduzioni che in realtà sono di alto livello, no? Perché anche se pensiamo a questi tabacchi cosiddetti mediterranei, naturali, questi classici storici popolari d'Europa, anche in Italia vediamo che ci sono le cimette, quindi se abbiamo il forte, che comunque è di qualità piuttosto infima, abbiamo un Kentucky di ottimo livello, che ovviamente è prodotto su scala relativamente piccola, ma c'è. La stessa cosa l'abbiamo vista in Francia, perché anche se lo Scaferlati è già migliorato passando alla produzione McBaren, però abbiamo il 1637 fatto da questa cooperativa di agricoltori ed è fatto da tabacco 100% coltivato in Francia in modo, come si può dire, sì tradizionale ma anche qualitativamente elevato e molto probabilmente anche più elevato rispetto al passato, a questo passato che li ha resi famosi. E lo stesso a quanto pare sta succedendo in Austria, ovviamente anche il Semois
abbiamo comunque Manil che produce semola di altissimo livello. E quindi dicevo, e quindi evidentemente sta succedendo lo stesso anche con questo Rauch, perché per quel poco che il commesso ha potuto dirmi, si tratta di un Land Tabak di alto livello, però è anche vero che il commesso ne sapeva veramente poco, quindi non ho veramente idea di cosa aspettarmi. L'unico modo è adesso andare ad aprire questa busta che, come potete vedere, è semplicemente una busta sigillata caldo. Quindi la strappiamo, apriamo, vediamo che odore c'ha, com'è. Mi sembra piuttosto secco, ma magari mi sbaglio. Soprattutto me lo fumo, 30 grammi dureranno poco. Spero sia buono, così magari abbia scoperto qualcosa di nuovo. Andiamo a vederlo con attenzione, e a fumarlo. Allora, ecco la busta che vi dicevo, l'etichetta ha i colori della bandiera austriaca, il logo, come vi dicevo, con la R fatta a forma di grappolo, e niente di più. Anche nel retro non abbiamo altro che lo stesso nome, tabacco da pipa austriaco. Questo non lo so, credo che significhi che è tutto prodotto in Austria, non lo so, magari poi adesso vado a tradurre e ve lo metto sotto. E qui ovviamente c'è il nome della ditta, 30 grammi come vi dicevo, il sito internet che se volete andate a vedere perché di nuovo ci sono sia le informazioni della ditta che anche del sigaro di cui vi accennavo. Andiamo ad aprire, insomma, quello che è chiaramente artigianale. Vediamo. Ah, è interessante, molto diverso da quello che pensavo. Innanzitutto è più umido, ma poi il taglio, io mi aspettavo il classico taglio finissimo quasi da sigaretta, e invece è un taglio veramente irregolare, colore molto chiaro. Adesso magari ve lo faccio vedere in un'altra situazione perché qui sono all'aperto, c'è un po' di vento, mi vola via. Al naso è super interessante perché non so proprio dirvi, adesso ve lo faccio vedere meglio a casa. Se vedete che tabacco sia, ha un odore particolarissimo, chiaramente di fieno, ma con un retrogusto spiccato di cioccolato, liquirizie e stallati. Come sono dettagliato, come sono specifico. Eccolo, effettivamente è così. Lo vedete com'è chiaro e com'è proprio, come si può dire, proprio diverso, no? Ci sono pezzi di foglia, pezzi che sembrano di steli, no? Non lo so, di venature che sono più sottili. Veramente, veramente irregolare. Interessante. Sembra proprio cioccolato più che stallati con liquirizia, proprio odori di cioccolato, molto strano. Comunque, andiamo a casa, ve lo faccio vedere meglio e poi soprattutto inizio a fumarlo perché veramente sono curiosissimo, è una cosa strana assai. Ah, c'è anche questo per tenerlo umido ed ecco perché non è secco. Boh, dai, andiamo a vedere. Allora, eccoci forse da questa posizione, visto che il sole non proprio alle mie spalle, ma alla mia sinistra, non vedete bene la mia faccia, ma conta poco, e volevo farvi vedere questo meraviglioso sfondo dietro di me, visto che è una giornata stupenda, è arrivata la primavera, quindi sono gli alberi in fiore, c'è tanta gente in giro, questo è il fiume, questo è il molo dove ho girato il video del Bayou Morning, e quindi veramente valeva la pena mettersi qui a fare questo video per parlare di questo Rauch, che insomma il nome è in una lingua che non conosco, vedo Pfeifen Tabak House Österreich, cioè, non lo so, quindi ditemelo voi, ho sicuramente come si può dire, l'ho sicuramente pronunciato molto male. Comunque, tabacco da pipa austriaco, com'è? Mi è piaciuto. Non ha questa esplosione di sapori, ma del resto praticamente nessuno dei tabacchi mediterranei della tradizione europea ce l'ha. Ok, hanno dei sapori particolari, ma nessuno ha, come si può dire, fra le proprie virtù il fatto che si tratti di esplosione di sapori e grande evoluzione. Si tratta di tabacchi dal sapore caratteristico, dal carattere rustico, che tengono compagnia e soprattutto sono anche piacevoli. E questo è altrettanto, è molto legnoso, è molto terroso, non ha nessuna evoluzione. La busta l'avete visto, cioè quel bottone che tiene l'umidità, infatti il tabacco non è secco come gli altri che capita di comprare, come il Semois, come anche il Lantabac, che io però ho fumato tanti tanti anni fa, neanche mi ricordo com'è. Quindi non riesco a fare un paragone con questo Rauch, che però voglio fare, quindi appena torno in Italia dove c'è la busta di Lantabak che ho comprato in questa occasione, voglio subito fare questo paragone. Questo
Quindi è molto morbido, anche quando lo andate a caricare, e questo credo che aiuti molto perché la combustione rimane molto veloce e molto facile, perché il tabacco, oltre ad essere sottile, anche se l'avete visto, ci sono pezzi larghi, è molto sottile, è proprio molto, non sottile nel taglio, proprio sottile nello spessore, ok? Quindi non so come dire, è molto particolare, quando lo toccate sembra di toccare carta velina, brucia facilmente, però forse aiutato da questa umidità. Non brucia troppo velocemente, ok? Quindi la temperatura si tiene sotto controllo in modo molto semplice, tiene compagnia, è simpatico, brucia da solo, tiene compagnia, c'ha di nuovo questi sentori piacevoli, e di nuovo, non avendo particolari evoluzioni, lo potete fumare veramente senza problemi. Lascia anche un buon odore nella stanza, secondo me. E quindi sì, mi è piaciuto. Non so se il prezzo è giustificato, onestamente, perché è più del doppio dell'Antabak, ma tutto dipende da come il Lantabak, che appunto dovrò riprovare, perché di nuovo, ripeto, questo costa 9 euro per 30 grammi. Comunque, per fare un paragone, è come se qualcuno decidesse di fare un tabacco come il Forte, però più buono, e lo vendesse appunto a 9 euro. Per una o a 10 euro per una busta da 30 grammi, quindi insomma più del doppio dell'Italia, no? Deve essere veramente particolarmente superiore per valerne la pena, no? Quindi di nuovo, l'unico rimando questo giudizio a quando tra qualche mese fumerò il Lantabak appena tornerò a casa e lo prenderò. Però di nuovo, la buona notizia è che è un bel tabacco, è una bella idea, è gustoso, magari non è saporito come il Caporal o come il Semois. Però è sicuramente molto piacevole. Però di nuovo, la notizia qui è quella che vi dicevo all'inizio, che è una produzione artigianale di qualità che io penso sarà un po' la salvezza del nostro hobby, e spero quindi che vedremo presto altre produzioni di questo genere, e a questo punto manchiamo solo noi, perché dopo la Francia con il 1637, il Semois, che comunque rimane di alta qualità, questo Lantabak figo, tra virgolette, manca o un'Italia buono o un Forte buono da noi, perché sì, è vero, abbiamo le cimette, ma le cimette appunto hanno la forma di cimette, non hanno la forma del tabacco da pipa, quindi magari se decidessero di trinciarle ci saremmo. Se vi è capitato di provarlo, ditemi voi cosa ne pensate, e per tutto il resto ci sentiamo la prossima settimana con un altro tabacco molto diverso, che spero mi piacerà molto, mi direte voi se lo conoscete. Vi saluto, vi abbraccio. Ciao!